Una gara simbolica ma significativa per evidenziare i vantaggi della mobilità sostenibile e pubblica. È il Trofeo Tartaruga, una iniziativa di Legambiente e del Comune di Napoli. La partenza stamattina da Palazzo San Giacomo, simultaneamente con bicicletta elettrica, bicicletta tradizionale, taxi, autobus ed automobile, per raggiungere l'arrivo in Piazza Garibaldi sul binario 24 della stazione centrale, dove fino al 14 marzo è in sosta il treno verde di Legambiente Campania. Il risultato finale ha confermato le attese. Il tempo minore di percorrenza appartiene alla bicicletta assistita, ovvero elettrica, seguita dalla bicicletta tradizionale, dal taxi, dall'autobus, ultima naturalmente l'automobile. Una città a misura di bicicletta è una città migliore, più sicura, più tranquilla anche per chi va a piedi, ma anche per gli stessi automobilisti. Se riuscissimo a spostare, come è avvenuto ad esempio a Parigi, una percentuale del 5, 7, 10% del traffico dall'automobile alla bicicletta, avremmo ottenuto risultati che in termini di investimenti richiederebbero a favore di altri mezzi di trasporto miliardi di euro. Del treno verde che arriva a Napoli, arriva in una nuova Napoli che sta investendo moltissimo sul tema della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile. Siamo arrivati terzi, ora in taxi, è arrivata prima la bici e questo ci fa molto piacere. Abbiamo da poco inaugurato un cantiere per la pista ciclabile e con questa pista ciclabile, con la ZTL, con l'utilizzo quindi sempre di più di mezzi pubblici e dell'uso della bici, speriamo che anche l'aria a Napoli cambia anche dal punto di vista ambientale oltre che politico. E nel treno verde continua la storica campagna per rilevare l'inquinamento atmosferico ed acustico delle città italiane e con percorsi interattivi e multimediali, oltre che incontri e dibattiti, lo scopo è quello di informare e sensibilizzare i cittadini, oltre ad educare le scolaresche ai vantaggi della scelta di mezzi pubblici e biciclette. Quindi abbiamo la macchina che sta inquinando il fumo nero quanto inquina. Esatto, se tutte le persone usassero invece l'autobus o il treno si avrebbe molto più spazio in città, spazio che potremmo utilizzare. Eppure la bicicletta ci vogliono un sacco.